Un cordiale saluto da Jack Bonora. E ora è il momento di offrirvi il resoconto della giornata al Poker Club di Lottomatica in corso a Campione d'Italia. Non si può certo dire che l'azienda padrona di casa non abbia visto bene quanto ha puntato su Alessandro Chiarato. È infatti il rodigino studente a Bologna, il trionfatore del campionato Poker Club. Studente, dicevo, non a caso il suo ingresso nel mondo del Texas Hold'em arriva dall'evento Poker University. È stato 2 anni fa il campionato universitario, ancora non avevo molta esperienza né a livello tecnico né a livello prettamente di gioco. Sono stato, diciamo, molto fortunato perché comunque era un torneo che comprendeva un migliaio di ragazzi, quindi arrivare primo, per quanto uno possa essere bravo, non è mai facile. Diciamo comunque che magari, ecco, lì mi sono assolutamente trovato nella situazione ideale, diciamo il posto giusto, il momento giusto, come ho detto prima, perché da lì è iniziato tutto, c'è stato il lancio, c'è stato l'inizio di una serie di tornei che poi sono andati fortunatamente bene fino ad arrivare alla conquista del circuito, quindi la soddisfazione è massima. Per lui quindi la sponsorizzazione e ora la soddisfazione di vincere un torneo al quale partecipavano i 20 giocatori che meglio si erano piazzati nel corso della stagione 2010-2011 agli eventi Poker Club. Penso di aver giocato un ottimo torneo per 2 giorni. Era un bel field fatto di giocatori esperti, soprattutto a livello di live c'erano giocatori di molta esperienza, pescatori, talenti dell'online come Andrea Carini, quindi era sicuramente difficile. Ovviamente la fortuna serve essere, diciamo, nel posto giusto al momento giusto. Penso comunque di essermelo meritato. Felice come pochi il vincitore del side event da 440 euro, Massimo Masanti. Buone giocate e simpatia assoluta al tavolo. Vale davvero la pena ascoltarlo. Se non prendi la vita come uno spettacolo, non puoi andare avanti nella vita, secondo me. Dopo, ogni testa è un piccolo mondo. Ti ho sentito anche cantare una canzone di Raffaella Carrà. Ah, quella di Trieste. Com'è bello fare l'amore a Trieste. Dimmi. Ma hai vinto un all-in. Per forza. Vamos, vamos, cantiamo, no? Per lui quindi una bella cifra e ovviamente la voglia di riprovarci. Sono quei personaggi che fanno bene al poker. Chi di sicuro il poker lo gioca bene è Goffredo Quattrocchi, uno dei top grinder in Italia, per ciò che concerne si tengo. Ieri, a lungo chip leader nel side da 440 euro, è uscito in bolla vittima di colpi imparabili. Oggi trionfatore nel 280. 3100. Franchi. Franchi, sì. Hai già fatto il cambio? No. Sai quanti sono? 2600? 2700 euro. L'importante era vincere? Sì, l'importante è vincere. Anche perché poi finale, tavolo finale, 4 amici, quindi un po' difficile anche giocare, però sul tavolo non c'è rispetto. Fuori al tavolo tutti amici, però sul tavolo non c'è rispetto. La chiusura la dedichiamo al torneo Top Player of the Year, 2200 euro di buy-in e devo dire alcuni dei più forti giocatori italiani. È il momento di conoscere il chip leader. È Roberto Ferrari con 150.000 chip. Sì, non male effettivamente, calcolando che anche il livello, grazie a Dio, è anche alto, oggettivamente sta andando molto bene. E poi anche gli ultimi 3 colpi sono andati molto bene, quindi bisogna essere molto felici, decisamente. Serata fortunata oppure stai... Entrambi, ho giocato benino e poi serata oggettivamente fortunata. Ho fatto un paio di colpi stravaganti, particolari, uno quasi imbarazzante con 9-3, però non lo sto qua a raccontare perché mi vergogno. Tuttavia è stata forse la mano che mi ha rilanciato, dato che comunque ero sceso più o meno a 22 con una media di 34, quindi non ero messo benissimo. Però insomma, sta andando bene decisamente. Per lui e per tutti gli altri protagonisti del torneo Top Player of the Year, appuntamento a domani, si torna al tavolo, ci sarà davvero da divertirsi. A presto.